Per Cuore Giallo Blu abbiamo promesso di parlare ancora col presidente Antonio Forni, siamo fuori dal palazzetto di Biella, un posto che lui conosce bene, il risultato per noi è andato bene, ma a questo punto faccio parlare te. Beh, guarda, se mi è rimasta ancora un po' di voce, parlo volentieri, assolutamente. Intanto siamo reduci da un'impresa veramente epica, gloriosa, perché nonostante fossimo decimati, con i ragazzi contati obiettivamente in campo, abbiamo potuto giocare una bella partita. Siamo riusciti a giocare finalmente a pallacanestro, cosa che non c'è riuscita l'altra sera, perché ce l'hanno impedito materialmente, fisicamente impedito, che si dica. Stasera, nonostante tutto, abbiamo giocato e non potevamo altro che vincere. Stasera sono un po' deluso, come anche domenica, perché non c'era il tutto esaurito, diciamo la verità. Mi sarei aspettato un palazzetto tutto esaurito qui a Biella. Questo mi ha deluso parzialmente. Ma pensiamo a noi, dobbiamo riempire il nostro palazzetto. Quindi ecco un appello alla città, ai tifosi, per accorrere numerosi a sostenere la nostra squadra. Quindi venerdì alle 20:30. Grazie. Venerdì 20:30, la serie 1-1, oggi uno strepitoso Bowers a mio modo di vedere, benissimo Mancinelli, benissimo Amoroso, grande Evangelisti, adesso non voglio, quelli che non dicono non è che voglio, anche perché Baldasso comunque oggi ha giocato tantissimo, è entrato 4 volte, ha fatto bene, ha messo una tripla, sembra che sia andato tutto bene. Esatto, è una vittoria del gruppo, perché nonostante tutto, nonostante noi abbiamo dei top player, attenzione, di livello superiore, bene, anche i top player si mettono a servizio della squadra, che si dica, sono ragazzi semplici, disponibili, alla mano, giocano per la squadra e questa è una vittoria del gruppo, perché siamo un bellissimo gruppo, ecco perché sono convinto che noi vinceremo la serie e andremo ancora avanti. A questo punto approfittiamo, facciamo l'ultima domanda, la condizione dell'infermeria oggi numerosa, Gergati fuori, Zanotti dentro solo per onore di firma, Kwiatkowski ancora fermo, venerdì passa qualche giorno, avremo la possibilità di avere un giocatore in più? Speriamo nel miracolo, ovviamente tutti, sia Gergati sia Cuba vogliono entrare, sarà difficile sicuramente vedere in campo venerdì, ma almeno uno dei due secondo me lo vedremo, poi magari se ci sarà anche il secondo saremo più contenti, direi. Anche, no. Solo per qualche, anche, chiedo scusa, anche soltanto per pochi minuti magari per dare una mano agli altri compagni. Però loro ci tengono a giocare, quindi io credo che ci sarà uno dei due sicuramente, poi speriamo. A mio avviso è importantissimo il loro rientro, la serie probabilmente sarà lunga, combattuta, una guerra, sono state due partite veramente di un'intensità pazzesca, la palla adesso torna a Torino e adesso Torino ha la possibilità di non tornare più qui. Esatto, noi amiamo Biella, ci piace Biella, però non vorremmo tornare qui a gara 5, vogliamo vincere le due gare in casa e abbiamo bisogno anche del pubblico soprattutto, grazie. Da Cuore Giallo Blu ci vediamo venerdì.